tomba. Malati che vagano in continuazione, stanno fermi, che sbattono la testa contro i muri, ombre avvolte nel fumo delle sigarette, donne che stringono al petto una bambola di pezza, mugugni, grida, lamenti, preghiere, canti, litigi, concioni, rimbrotti, brontolii alla tomba, gli ammalati accucciati per terra, sdraiati sulle panche, sotto i tavoli, sotto i letti, che strisciano per terra, che grattano il pavimento. Carlo la salì de grattare il pavimento. Come genti da dirtelo, Carlo? Non te po' mia si tara a grattare il pavimento. Demo pena n'età, Carlo, e anche i muri. La salì de grattarli. Arda che te ligo, Carlo, arda che mi tocca ligarte. Carlo! 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 Guardi, dottore, che potrebbe essere pericoloso. È uno schizofrenico, un agitato, un violento. Lei non si preoccupi, parlerò io col direttore del manicomio. Lei vada. Mengali, come se non avesse aspettato altro che quel momento, va a prendere quell'ammalato. È così che Carlo Zinelli, per la prima volta, mette piede nell'atelier di San Giacomo alla tomba. Pretini, 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 ometi, 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 caretti, 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 santini, 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 barchette, 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 pastiglie, 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 donete, donete, borsette, borsette, gattini, 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 bissetti, 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 rattini, 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 sciopeti! Gli mettono davanti un foglio, lui vuole solo fogli interi e si rifiuta di dipingere su fogli incollati tra di loro. Guarda il foglio, ci pensa un po', lo sposta, lo mette a fuoco, prende un pennello, lo mette nell'acqua, lo prova sulla mano, sul mento, sulla bocca, sulla testa, poi lo prova sulla faccia dell'infermiere, intanto guarda il foglio un po', si arrotola una sigaretta e fuma, pensa. Bugonele, bugonele, gobi rossi, ma che belle, le sirese, i pomi rossi, fusil, fusil. Puntura, ura, occio, 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 mamma, mamma, che... Alla Galleria del Milione di Milano viene organizzata la seconda mostra e il giorno dell'inaugurazione c'è anche Carlo. A un giornalista che guarda i suoi quadri e gli chiede il perché e una spiegazione dei suoi dipinti, Carlo, con il dito al muro, risponde: «Se non te si cretino, guarda». Se non te si cretino, guarda. 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 Non occorre essere critici d'arte. Basta guardare. Carlo è tutto dentro i suoi dipinti e nei suoi dipinti c'è tutto il suo mistero. 13 anni dopo la sua morte, Carlo Zinelli viene esposto al Guggenheim di Venezia. Ricordo il giorno in cui al Guggenheim inaugurarono una mostra dedicata a Dubuffet. C'era una sala interamente dedicata a Carlo. Tutti osservavano di questo tormento. Un'altra volta di questa becco che ti becca la testa con la belletta. Arti morti! E ho preso
Ho messo 40 comunicati per un salvo solo. Un dente di avidità. Traendo il cane, eh? Ah, che cane di dolcezza, cane. È entrato il dottore. Equipo volontario da linea. Ah, questi orfi. Ah, sono più lenti, eh? Ah, che mortaglia. Perché Carlo dipinge, dipinge, dipinge fino all'ultimo. Perché dipingere è il suo desiderio, è la sua vita, è il suo destino. Dès que je m'aperçois, alors je sens dans